Ciao di nuovo a tutti, oggi siamo tornati in un altro video e oggi sono qui per parlare delle diverse personalità di alunni che si possono trovare in una scuola, siccome anch'io sono uno di loro e vi voglio parlare apposta di questo, essendo uno dei moltissimi testimoni di Geov, testimoni di scuola, perciò come dico sempre, iniziamo! Per primo troviamo il secchione, ovviamente in una scuola che si deve c'è sempre uno di queste persone per classe, che studia dalla mattina alla sera, o quello che ci fa credere. E prende in tutte le materie il massimo punteggio. E se prende meno di 8, il giorno dopo trovate sul giornale una notizia di un ragazzo scomparso. Di sicuro. Per secondo troviamo il casinista. Questo tipo di persone sono presenti sempre. Sempre! E non ti lasceranno mai stare. Non sono sempre bulli, ma sono quelli che vogliono attenzione perché si sentono fighi e perché se non fai bordello, non sei nessuno. Come ci ha insegnato il buon vecchio, non mi ricordo il nome però. So solo che era il giornale ed era quello della banca che è l'emblema. Ma io in classe mi sono imbattuto in un casinista. Non molto rompipalle, ma con ottimi voti, quasi meglio dei miei. Poi troviamo lo spacciatore. Questa tipologia di alunno non è molto rara, ma neanche troppo comune. Questa è la persona che fa i bigliettini e li distribuisce a quelli che non hanno studiato, ma tante volte beccano lo stesso un'insufficienza perché quello che ha fatto i bigliettini non ha studiato ed è andato a memoria. E questo è successo una volta in una mia ex classe e meno male non ho preso i bigliettini. Poi andiamo in una tipologia, no, sì, un pochettino strana di classe, che sono gli eredi di Clio Makeup, molto diffuso nel gene femminile. Queste sono quelle che credono di non essere in una classe, ma in un salone di bellezza, e tirano fuori la loro borsa piena di trucchi e iniziano a farsi belle, anche se non è vero, E ovviamente non ascoltano la lezione. E poi in poche parole andiamo a parlare dei social scolari, gente che usa telefono in classe facendo foto alla classe o selfie postando le immagini su Snapchat, Instagram, Facebook ed eccetera, non so cosa usate voi in più però. Poi troviamo quelli simpaticissimi, o come il nome, i simpaticoni, gente che ad ogni occasione fa una battutaccia sull'argomento, che fanno cadere le braccia e il mondo contemporaneamente dallo schifo. In questo caso mi ci appioppo anch'io, ma con la differenza che io le dico solo a ricreazione, perché non voglio uccidere i professori. E per ultimo, anche per importanza, ci sono gli scorconi, che porco te li fanno proprio tirare fuori, santi, perché ogni giorno ti chiedono soldi o un pezzo di merenda, che poi se gli dai un euro stai più che sicuro che non li rivedrai più. E alcune volte, ed è più raro di un'eclissi lunare, trovi un scroccone che dopo uno o due giorni te li ridia i soldi e io l'ho trovato e sono santo solo per impresa. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e che commentate con una cosa che vi piacerebbe di cui parlassi in un prossimo video del genere. Ah, ed una cosa importantissima, auguri di Natale. Spero che passate buone vacanze e che i regali ricevuti vi siano piaciuti. E adesso vi saluto, ciao e di nuovo auguri. Ho finito veramente il video, mio Dio, non ci credo. L'eternità adesso mi tocca editarlo per domani, che oggi è la vigilia, che palle, che vigilia di merda passerò a editare un video che adesso deve renderizzare e devo fare il casino. Sarebbe proprio una lingua. Eh? Sarebbe proprio una femmina, no? Non so se ci posso dire. Oddio, vabbè. E che ho fatto? Sarai, non lo so, però. Mamma! Di male, io non mi sarebbe uno di quelli. Oh mio Dio, come sei razzista! Non sono razzista, ma faccio a posto, ma aia, guarda che guardi anche il professore. Ma è male, che fa? Vedi, vuol dire che il diavoletto vuole che no, sono scivolato, mi è caduto la telecamera piena su una mano.